Bella a tutti, sono in questo nuovo video per parlare della partita che finirà boh, non so, tipo 1 ora e mezza fa, può essere più o meno, vabbè, e che appunterà tra Roma e Udinese ed è finita con 3-0 per la Roma con gol di Pedro che è tornato. Non capisco che ancora non lo aggiungano su FIFA. Va bene che non è forte, però sarebbe pure figo tenerlo nella cosa, anche perché se tipo, cioè lui poteva benissimo uscire all'andata col Udinese, perché lui, cioè, ha segnato e appunto ci ha fatto avere i 3 punti, quindi è stato man of the match praticamente. Ok? Però no, non l'hanno ancora aggiunto, cioè hanno aggiunto la sua faccia, ma non, cioè lui non c'è ancora, vabbè. Comunque, a parte tutto, è stata una partita che poteva finire, secondo me, con la Roma che faceva anche un altro gol. Uno è stato annullato, ma giustamente, che infatti se no ci sarebbe stato 2 gol e un assist per Veretout. E no, scusa, sì, 2 gol e un assist per Veretout, però poi è stato annullato sul gol appunto il gol che aveva fatto Pellegrini. E quindi Veretout ha solo 2 gol, speriamo che esca magari settimana prossima, sarebbe male. Adesso attualmente andiamo terzi in solitaria a meno 6 dal Milan e a meno 4 dall'Inter. Però se ci dessero quel punto in più di Verona sarebbe meno 5 e meno 3. Poi chiaramente l'Inter deve giocare. Diciamo che stasera si spera in un bel pareggio, perché così, cioè così rimaniamo terzi da soli praticamente, perché il Napoli starebbe a 40. L'Atalanta, pur se dovesse vincere, non so che adesso sta giocando, non ho visto che sta facendo, rimarrebbe a 40. Quelli rimarrebbero a 41, ovvero a Lazio, e l'Inter andrebbe solo a 48. Quindi in realtà saremmo tutti attaccati là, perché poi sarebbe di nuovo Napoli-Juve, cioè scusate, Juve-Napoli, perché sì, e che devono giocare il ritorno, e giocando il ritorno alla fine c'è appunto questa possibilità che magari cioè, ci fosse tipo un pareggio, cioè la Juve ci scavalcherebbe, però se poi noi prendiamo il punto di Verona rimarremmo comunque terzi con quel pareggio, sarebbe comunque cosa ottima se ci dessero quel pareggio. Comunque, vabbè, a parte tutto va benissimo, perché poi adesso la prossima partita abbiamo appunto il Benevento, che diciamo è la seconda squadra che c'è, nel senso tifo, sto contento quando vince, e sì, possiamo dire così, sì, dai, seconda squadra che tifo. Se mai dovesse scendere in Serie B, cosa che non credo in quest'anno, in Serie B sarebbe la squadra che tiferei. E quindi, scusate, e quindi niente, sarebbe la seconda, cioè sarebbe la squadra che tiferei in Serie B, appunto. Quindi facilmente possiamo vincere, insomma, col Benevento, e sarebbe comunque buono, perché se tu alla fine vai a 46, poi ti danno quel punto di Verona, ok? Quindi sei a 47, praticamente come se hai fatto. Oh, sì, se non te lo danno, vabbè. Facciamo finta che non te lo danno. Se non te lo danno, vinci col Benevento, avresti fatto 2 punti a partita. Una media di 2 punti a partita. Quindi, che cosa gli puoi dire a Fonseca? Sì, gli puoi solo recriminare il fatto che è uscito dalla Coppa Italia. Ma se là fanno le cavolate i giocatori prima del 90esimo, figurati. Vabbè. Comunque, a parte tutto, la partita che stava praticamente dominata dalla Roma. Poi figurati, l'Udinese che ha venduto, ha dato via Lasagna, ha preso Llorente, che poi l'altra giornata col Verona ha vinto. Vabbè, robe assurde comunque. Diciamo che io non li capisco mai il Verona e il Sassuolo, cioè ci sono dei momenti in cui fanno strabene e sembra che possano andare anche in Europa Conference League, e altri momenti in cui invece sembra che siano, cioè, siamo squadre, diciamo, ottime da metà classifica, cioè non li capisco mai. Comunque, vabbè, a parte tutto, si deve registrare il fatto che sul primo gol so appunto l'assist di Mancini, si è fatto poco tempo, insomma, dopo l'inizio della partita, era mi pare al quinto minuto, e poi mi sembra al 25esimo era, sì, c'è stato poi il rigore, che c'era, poi c'era un possibile altro rigore dopo, che però non è stato dato. Il gol, ripeto, il gol su appunto quello che ha fatto Pellegrini andava annullato, e poi è stato Pedro che ha fatto il gol, quindi veramente lì gioie pazzesche, perché alla fine lui aveva fatto bene all'inizio,
sia in Europa League, cioè praticamente tutto il giro di Europa League ha fatto bene quando ha giocato. Poi aveva fatto bene, cioè tipo fino alla decima partita ha fatto bene, poi era calato. Poi ha avuto questo infortunio così e invece oggi ha risegnato. È un bel segnale, ecco, un bel segnale sicuramente. E niente, quindi va bene così per i nostri ragazzi che però è chiaro che poi molti, cioè alcuni scherzano sul fatto mandate Fonseca via, Fonseca out, queste cose qua, ma invece altri dicono comunque lo danno fuori perché poi la gente dice giochiamo bene molto bene con le piccole, magari non subiamo manco gol perché oggi per fortuna non abbiamo subito gol e oggi Paolo Lopez ha fatto pure una bella parata, però poi dopo con le grandi vai a perdere, è vero che la Juve, vabbè, ieri ha perso col Napoli, e vabbè, perché da quel che ho sentito, che non ho visto la partita, ha fatto una cazzata Chiellini, quindi vabbè, e noi l'altra volta forse l'abbiamo pure un po' impostata male, non abbiamo tirato molto, e va bene, però comunque, boh, comunque sicuramente va bene, anche perché, appunto, ripeto, stasera c'è Lazio-Inter, o Inter-Lazio, no, Inter-Lazio, scusate, perché Roma ha giocato appunto a Roma, quindi Inter-Lazio. E poi, comunque settimana prossima, ci sta il derby di Milano, poi non so se c'era tipo Napoli, Atalanta-Napoli mi sa, poi c'è Juve-Crotone e noi col Benevento, quindi comunque sai, cioè, a noi interessa, sicuramente del derby, non ci interessa molto, però alla fine sì, tipo l'Inter dovesse vincere stasera e poi vince il derby, sicuramente a noi può andare bene perché... Cioè, il Milan sta a 49, ok? Che sta appunto 6 punti sopra di noi. Se noi prendiamo il punto di Verona andiamo a meno 5, ok? E se poi vinciamo la prossima e il Milan la perde con l'Inter, tu poi andresti a meno 2. E poi c'è la partita contro, capisci che... Quindi... Vabbè, comunque per fortuna oggi non c'è stato nessun espulso. Alla fine non hanno fatto entrare Sceraui, anche se l'hanno convocato. È entrato Dzeko, a un certo punto si temeva per l'entrata di Fazio perché c'era stato un piccolo infortunio da parte di Bagnes. Per fortuna non è entrato. Tutti a dire: Bagnes! Sì, scusate, e Fazio, Dio, entra Fazio! Oddio, oddio, oddio. Comunque, ma chi lo sa. Comunque, sicuramente il problema c'è stato ieri perché Kumbulla ha avuto un piccolo problema, quindi non ha potuto giocare. Abbiamo giocato con Cristante, che ha fatto pure bene. Paolo Lopez ha fatto una bella parata. Quindi, niente, siamo contentissimi di questa vittoria. Perché alla fine, come sappiamo bene, diciamo, come sappiamo bene, l'importante è vincere con le piccole piuttosto che con le grandi. Perché? Perché se tu le piccole le consideri che sono per dire 13 piccoli, ok? Che pure, vabbè, piccole tra virgolette, tipo il Sassuolo e il Verona, le consideri piccole, ma tra virgolette, e tu col Sassuolo vai a vincere dove l'altra volta avevi pareggiato, ma c'era quel rigore là, vinci col Verona, abbiamo già vinto col Verona, comunque, e fai tutte le vittorie che hai fatto prima, ok, tu ti fai, al girone di ritorno ne hai fatto 13, cioè 11 vittorie, al girone di ritorno ne fai 13, quindi figurati, cioè sarebbe anche buono perché alla fine ci guadagni dei punti buoni, come posso dire, e alla fine vai a fare più di 80 punti. Avevo fatto un po' un calcolo, facevi più di 80 punti, quindi va bene, dai. E poi pensando ottimo perché il Sassuolo, sì, Sassuolo, l'Udinese non beccava gol da tipo 3 partite, ha fatto clean sheet, quindi avevamo un po' di paura. Col Verona ha vinto, quindi poi grossa paura, però vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, speciale, scrivete, ci vediamo al prossimo video. Bella, scusate se parlo di